Il progetto è promosso in collaborazione con un'equipe di ricerca dell'Università di Bologna, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, la Scuola Alti Studi Lucca, il Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale e il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane. Attraverso un questionario online anonimo, l'indagine punta a conoscere la predisposizione e le abitudini verso comportamenti altruistici, gesti di solidarietà e azioni di cittadinanza attiva, come il dono del sangue e degli emocomponenti. Negli ultimi 20 anni, sottolinea il presidente di Avis Nazionale Gian Pietro Priola, la presenza delle persone di origine straniera residenti in Italia è aumentata significativamente. Perciò è importante conoscere da vicino queste realtà e sviluppare politiche sociali volte alla loro accoglienza e inclusione, anche in considerazione del contesto internazionale e dei rilevanti fenomeni migratori in corso. Essere donatori volontari significa manifestare la propria disponibilità incondizionata al prossimo, a prescindere dal paese di origine, dalla fede religiosa, dal colore della pelle, dalla lingua o dalla cultura. Il volontariato è uno dei più forti strumenti di integrazione e allargamento della cultura del paese. È per eccellenza l'arma con cui si combatte il pregiudizio ed è un gesto di aiuto mosso da uno spirito di fratellanza. In conclusione, rappresenta il modo migliore per sentirsi parte della collettività in cui si vive ed è la manifestazione più profonda del desiderio di altruismo senza confini, barriere o ostacoli di alcuna sorta.